Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici di MS Channel, amici social, ben trovati in una nuova puntata di Fighters Life, all'insegna della nobile arte pugilistica, all'insegna della grande box. Abbiamo l'onore e il piacere di avere in collegamento con noi Alessio Moschito Lo Russo. Ciao Alessio! Ciao a tutti! Allora, Alessio, è cominciato il conto alla rovescia, questo countdown che ci porterà al 14 di ottobre salirai sul ring per combattere per il campionato d'Europa. Prima domanda: cosa significa per te salire sul ring di casa, perché comunque si combatterà in casa, per un titolo prestigioso come il titolo d'Europa, che come il campionato d'Italia è un titolo assoluto, non ci sono sigle, il titolo EBU, quindi l'European Boxing Union, è un titolo assoluto, quindi chi vince il 14 di ottobre è campione d'Europa. Diciamo che è una grande responsabilità che non temo, nel senso, sono felice di combattere in casa, e lo sto inquadrando come un match come un altro, nel senso voglio vederla così, a livello di match, voglio vederlo un match come un altro, che deve essere un trampolino di lancio per me, non l'arrivo, quindi è una grande carica, sono preparatissimo, non ho mai fatto una preparazione così. È 4 mesi che mi alleno, ho fatto anche la forza con il mio preparatore atletico nuovo, che in passato abbiamo lavorato, quindi sono carico più che mai, penso di esserci a tutti gli effetti, mentalmente, fisicamente, e poi soprattutto, come dici tu, combatto in casa, quindi avrò il mio pubblico, adesso giovedì vado a parlare con la curva del Monza, verranno anche gli ultra del Monza, sarà un bello scenario, diciamo, un bel pubblico, tanta adrenalina, tante emozioni che spero poi di ricordarmi in futuro e di fare un grande match, un grande spettacolo. Poi ogni match ha la sua, non prevedo niente, so solo di dare il massimo, dare il cuore, darò la vita su quel ring assolutamente. Diciamo un connubio ultras pugilato, soprattutto in un momento in cui il Monza si sta risollevando anche nella classifica della Serie A, dopo, facciamo una piccola parentesi calcistica, dopo aver inanellato una serie di sconfitte, sono arrivate 2 vittorie di prestigio. Stanno risalendo anche loro. E quindi diciamo la Formula 1 poco fa la Formula 1 poco fa Monza, certo. Monza è un bello scenario, bello per tutto, diciamo Monza è on fire come Alessio Lo Russo. 11 mesi fa ti affacciavi per combattere per l'Unione Europea, in 11 mesi hai conquistato l'Unione Europea, fatto una difesa, sei diventato sfidante al campionato d'Europa, quindi in 11 mesi sei passato dal campionato d'Italia, diciamo, alla possibilità di combattere per un titolo importantissimo. Come hai vissuto questi 11 mesi, dove credo
ci sia stata anche una bomba mediatica per quanto ti riguarda, nel senso che la gente ha cominciato a capire chi è Alessio Lo Russo, ad apprezzare Alessio Lo Russo E finalmente, prima. come dici tu, finalmente adesso la gente inizia a apprezzarmi, inizia a conoscere prima il pugile e poi il ragazzo che sono, e sono felice di questo, in primis. Punto secondo, 11 mesi fa ci credevo, ora ci credo e ci crederò fino alla fine. Quindi già sapevo di arrivare qui, nel senso, non voglio essere fenomeno, però già lo vedevo io nel mio cervello di poter arrivare a questo titolo e naturalmente ti ripeto, non è il mio obiettivo questo, vorrei di più, naturalmente un passo alla volta, un pugno alla volta come si dice, però so che posso dare di più, so che posso fare di più, mi sento che devo dare di più al pugilato, alla boxe e a me stesso. Allora, 11 mesi fa dicevamo, sei passato dal campionato d'Italia, in 11 mesi stai per combattere per il campionato d'Europa. Innanzitutto vorrei sapere com'è andata la preparazione, hai detto che è stata forse la preparazione più completa, più diciamo Diciamo che non ho mai avuto così tanto tempo, nel senso che mi comunicavano date, io ero sempre in allenamento e ho avuto anche tanti, fin troppo in allenamento, perché ogni volta esageravo, non avevo le pause, non avevo niente. E ora invece ho avuto una data e la data è confermata. Ho fatto un match preparatorio l'11 giugno contro un avversario di tutto rispetto, anche se era un messerante, contro Spartak Shengelia, che ha avuto anche un pareggio con Rigoldi, ha vinto adesso con Francesco Barotti, quindi un pugile vero che viene a fare il match, quindi ho avuto un'anteprima, un match preparatorio prima del titolo europeo l'11 giugno, dopo il mio titolo di Unione Europea. Devo vedere com'ero, come stavo messo con i miei nuovi maestri, il mio nuovo team. Mi sono trovato benissimo, ho fatto un match intelligente, furbo e poi ho riposato una settimana e subito mi sono messo al lavoro dopo e sono stato in Spagna 25 giorni circa. Ho fatto la preparazione in Spagna con il mio maestro Kerry Davis. Ho fatto buoni sparring, ho fatto con sparring con cugino di Amir Khan, con Kostin Yeon, comunque pugili di valore e mi è servito molto come esperienza personale e adesso l'anno prossimo cercherò di andare comunque sempre all'estero, cercare di fare viaggi, di fare sparring oltreoceano. E poi sono tornato qua e sono tornato in Italia e abbiamo fatto una preparazione penso perfetta con il mio maestro Francesco Liotti e il mio preparatore atletico, abbiamo lavorato in simbiosi e niente, non ho niente da recriminarmi, ho dato la vita, ho dato l'anima. Adesso domani farò l'ultimo allenamento difficile, diciamo, tra virgolette, duro e domani mangerò un po' di carbo in più e poi da giovedì si inizia la vera fight week, che inizio a tagliare il peso, a togliere un po' i carboidrati, le solite cose che si fanno sempre. E andrò anche a calare il ritmo con gli allenamenti. Beh, ovviamente inizierà la fase di scarico. Apro una piccola parentesi, non vogliamo entrare nel dettaglio, ma dovrai tagliare molto col peso? Come al solito, come sempre, ma guarda, non mi vergogno a dirlo, cioè, nel senso, anzi, è una cosa che fanno tutti, io taglio il peso, lo dico, non mi interessa niente. È una fase che si affronta difficile, più del match, però sono carico anche per fare questo mentalmente, quindi si fa e basta. So Sì, che giovedì sì. 13, dopo il peso si mangia, quindi quello è la parte più bella, che dopo il peso si va a reidratarsi e a mangiare e stare felici col mio team. Per poi ricaricare le pile il giorno dopo menare. Allora, hai deciso di fare una buona parte di preparazione in Spagna, avrai anche avuto modo di conoscere, di fare anche sparring con persone che conoscono il tuo avversario, che
alla Lui fine. diciamo che è dei Paesi Baschi, Paese Vasco, Sì. quindi sta molto lontano da dove ero io. Però è venuto, era venuto un pugile Pesogallo a fare sparring, sempre di Marbella, lui di Spagna, dell'Andalusia era lui, che conosceva Persi, comunque si conoscono tutti, diciamo, in Spagna, si conoscono anche il mio avversario. E ti hanno aiutato anche andando diciamo, a riprendere le caratteristiche del tuo avversario facendo i guanti con te, ti hanno detto comunque quelle che sono le sue caratteristiche. Su YouTube non ho visto video, non ci sono, il padre è il procuratore di Perez, il padre è il procuratore, da quello che ho capito hanno eliminato tutti i video da YouTube per non far vedere il figlio, però io sono andato a spicciare, ho visto su Facebook, sulla sua pagina privata, ci sono dei video che combatte, è un pugile picchiatore, viene sempre avanti e io ho cercato sparring partner. Tutti i picchiatori, abbiamo girato l'Italia praticamente quando sono tornato qua con mio maestro. Abbiamo girato ovunque. Siamo andati da Occhi Nero che farà il sottoclou del mio match, il titolo italiano che sarà un bellissimo titolo italiano. Mattia De Bianchi contro Mattia Occhi Nero. E io ho fatto sparring con entrambi. Sono andato da tutte e due le parti. Poi sono venuti loro. Poi ho girato con tanti dilettanti, con tanti professionisti, tutti comunque simili alle caratteristiche del mio avversario. Quindi diciamo che sono preparato per quello che farà. Poi ogni pugile ha il suo modo, il suo stile, però similare mi sono preparato per un picchiatore che verrà sempre avanti e naturalmente farà la battaglia. Non avrà altre soluzioni se non menare e penso che darà tutto anche nei primi round, secondo me. Poi ti ripeto, ogni match ha la sua, vedremo cosa farà. Allora, diciamo che sia te che Sebastian Perez avete la stessa esperienza, siete stati entrambi campioni nazionali, entrambi campioni dell'Unione Europea, quindi partite, tra virgolette, ad armi pari da un punto di vista dell'esperienza per quello che porterete del vostro bagaglio all'interno del ring di Monza il prossimo 14 di ottobre, caro Alessio. Sì, farò vedere che questa esperienza sarà, anche se uguale, farò vedere che sarò più di lui. Ci proverò almeno. Questo. Senti, è cambiato anche qualcosa in questi ultimi tempi da un punto di vista anche di come, tra virgolette, ti vede la gente sempre per il discorso legato ai tuoi tatuaggi che hanno sempre fatto, no, molto colore all'interno della tua carriera, no? Il pugile più tatuato d'Italia, sicuramente tra i più tatuati anche a livello internazionale. Diciamo, c'è stato un cambiamento dell'approccio delle persone rispetto a quello che vedono per quanto concerne i tuoi Sì, come ti tatuaggi, dicevo prima, all'inizio Alessio. le persone giustamente non mi conoscevano, giudicavano dall'apparenza, dai tatuaggi. Poi adesso conoscendomi, diciamo che è cambiato un po' il modo di vedere Alessio Lorusso, e di questa cosa sono molto fiero, molto contento, perché i tatuaggi fanno parte di me e sono me stesso. Sono Alessio Lorusso così, tatuato, come ho sempre detto in altre interviste, in altre robe, io sono così, quindi non faccio del male a nessuno, e se non me stesso quando li faccio, quello fa male. Il resto niente, sono un atleta a tutti gli effetti, cerco di allenarmi, impegnarmi e metterci la vita in quello che faccio, quindi potete giudicare, potete fare, ma io sono qui e credo nel mio sogno, quindi ti ripeto, sono contento che adesso le persone stanno iniziando ad apprezzarmi per quello che sono. E noi ne siamo ben felici, caro Alessio, perché ti conosciamo da tanto tempo, io personalmente, anche gli amici di Fighters Life, e possiamo sottoscrivere quello che tu dici, sei un bravo ragazzo Grazie. e ovviamente non bisogna giudicare la gente solamente per un tatuaggio o per un piercing o per qualsiasi cosa, perché c'è tanta gente in giacca e cravatta che non merita di essere rispettata e quindi prima di giudicare bisogna conoscere le persone e capire quello che fanno all'interno Esatto, della quello. vita.
caro Alessio. Allora, cosa ti senti di dire a tutti coloro che verranno a vederti a Monza il 14 di ottobre e tutti coloro che invece ti seguiranno? Penso che offriremo sia io che Perez una grande battaglia, un grande spettacolo, e quindi venite tutti a tifarmi, e non solo per me, anche per il mio avversario, perché merita rispetto anche lui, tutti quelli che salgono sul ring meritano rispetto, e però sono convinto che darò il massimo e sono convinto di portare questo titolo a casa e non mi fermo qui, non mi fermerò qui assolutamente. Questo è la mia parola, poi il ring parlerà, non voglio parlare prima del tempo perché non è bello, però ce la metterò tutta sicuramente. E ho bisogno di un grande tifo, assolutamente, spero che sarà così. E con queste tue parole, caro Alessio, ti salutiamo, ti congediamo, ti lasciamo alla tua preparazione, ti facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo che il tricolore italiano possa salire sul tetto d'Europa per la categoria pesi gallo e che il 14 di ottobre il nuovo campione possa chiamarsi Alessio Lorusso. Ovviamente questo titolo te lo devi meritare col sudore e col sangue all'interno del quadrato, perché ovviamente le cose regalate non ci piacciono, devono essere sudate e devono essere È quello che combattute. sarà, infatti. Grazie Vale, grazie a tutti. Ringraziamo Alessio Lorusso e amici di Fighters Life, vi abbiamo raccontato un'altra bella pagina di pugilato. Vi invito sempre a rimanere con noi, vi invito sempre a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Alla prossima settimana, buonanotte a tutti. Great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing. With feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.